Abbiamo appena ricevuto una notizia sconcertante che ha fatto fremere l'intero panorama musicale. Un luminare della canzone, amato da una moltitudine di fan, ci ha tragicamente lasciati. Un gelo surreale avvolge tutti coloro che lo hanno ammirato, segnando un nuovo e amaro capitolo di drammi nel mondo della musica. L'illustre figura che ci ha lasciato è stata un'autentica celebrità, artefice di alcune delle più popolari hit che risuonano in tutto il paese. Dopo aver conseguito una laurea in commercio presso il rinomato Kiro Rimal College, ha intrapreso un breve periodo di 6 mesi come manager di marketing. Tuttavia, ben presto ha deciso di dedicarsi anima e corpo all'universo musicale, lasciando un'impronta indelebile. È successo all'indomani di un suo concerto, l'artista si è tragicamente crollato a causa di un grave malore. I social sono stati inondati da messaggi di condoglianze, un'ondata di commozione che ha scosso l'intera nazione. Krishna Kumar Gunnat, meglio conosciuto come KK, si è ammalato durante il suo ultimo concerto. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in ospedale dove, purtroppo, è stato dichiarato morto a causa di un arresto cardiaco. Questo malore improvviso ha spezzato la vita del cantante, a soli 53 anni, proprio durante la sua ultima apparizione pubblica. Le sue canzoni hanno spesso adornato le colonne sonore dei film di Bollywood, rappresentando alcuni dei più grandi successi dell'industria cinematografica indiana. Questa è una perdita irreparabile che ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi fan e nel mondo della musica.